Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. C'è una svolta clamorosa nel caso dell'omicidio di Simonetta Cesaroni, trucidata ormai 33 anni fa e che non ha ancora trovato giustizia. Era il 7 agosto 1990 quando Simonetta Cesaroni fu trovata morta. Aveva solo 20 anni e fu trucidata con 29 coltellate. Il corpo fu scoperto intorno alle 23:30 dello stesso giorno dalla sorella Paola. Si tratta del famigerato delitto di Via Poma, avvenuto in Via Poma 2, a Roma. In seguito, per il delitto furono indagati e prosciolti il portiere dello stabile, Pietrino Vanacore, il giovane Federico Valle, nipote dell'architetto Cesare Valle, che la sera dell'omicidio era presente in quell'ala dello stabile, dove risiedeva, e l'ex fidanzato di Simonetta Cesaroni, Raniero Busco, poi assolto poiché non c'entrava nulla. Un delitto che 33 anni dopo ancora non è stato risolto. Ebbene, secondo le ultime indagini, Simonetta Cesaroni potrebbe aver stretto nelle mani i capelli o peli del suo assassino. Potrebbe essere questa una nuova svolta nel delitto della ragazza uccisa a Roma, in Via Poma, il 7 agosto del 1990. Le nuove scoperte sono state fatte grazie a un'attività tecnico-scientifica particolarmente innovativa portata avanti con lo scopo di fornire nuovi elementi agli inquirenti. Ne parla a TGcom 24 Franco Posa, esperto in neuroscienze forensi e ricostruzione dei cold case, che sta lavorando a questo cold case con la collega Jessica Leone. Ci sono segni dei quali non si trova traccia nelle perizie fatte nel corso degli anni, spiega. Parliamo, per esempio, della regione del collo e di una mano, dove vi era peluria che non è stata studiata e valutata, il che lascia pure un pochino basiti. Però, era un'altra epoca. C'era questa peluria, che non è stata repertata. Dagli ingrandimenti fatti con tecniche innovative, le evidenze che sono saltate fuori sono tante. Quindi, lesioni mai descritte con precisione, materiale biologico come questa peluria depositata su una mano e un'impronta sul collo che stiamo studiando. Grazie a una tecnica che permette di ingrandire questa lesione, possiamo misurarla e confrontarla con lo strumento che probabilmente è stato usato per stringere. Grazie per la visione. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella.